Ma guarda, ci sono anche le farfalle! Ma ti rendi conto che cazzo di dettagli aveva questo gioco? Aveva le farfalle che si muovono, ma ti pare? Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata dove i Rollers cercano di riconquistare il loro maledettissimo territorio. Io col cavolo che vi do Chinatown. Guardalo, guardalo con il lanciarazzi fiero proprio. Madonna cara. E mi prendo anche un CD. Tiè, ci siamo lasciati le scorse puntate che il controller continuava a disconnettersi. Chi è il genio che ha deciso di mettere un controller che vada a pile, me lo dovete dire. Metterne uno che si ricarica? No, troppo, troppo dispendioso. Ci siamo lasciati le scorse puntate che abbiamo iniziato le missioni dei Rollers e Lynn sta cercando in tutti i modi di infiltrarsi nel loro gruppo. Che ci sia riuscito con successo è solo merito nostro, ecco. Tutti i civili in mezzo alle palle, non riusciva a colpire il tizio. È solo merito nostro se ce l'hanno fatta alla fine. Puff! Aspetta. Certo, ora ve ne scappate, eh? Maledetti conigli, avete capito che con chi avete a che fare, eh? Dai. Ecco fatto. Così mi piace avere munizioni gratis per la K. Ecco il secondo. Ed ecco l'ultimo. Zona liberata. Aspetta che devo prendere quel taxi. Fermo, 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 fermo. Ecco qua. No, fiu, fiu, un cavolo. Questo taxi è mio. Aveva pure fischiato per prenderlo il taxi il tipo, ma pensa te. Ecco fatto, un po' di soldini extra e un po' di munizioni che ci servono. Ormai mi sono rimasti solo 10 punti di rispetto. Mi chiedo se mi bastino per tutta la fine del gioco. Noi siamo qui. Lynn si trova qua in fondo. Sarà un bel viaggio in macchina allora. Nonostante tutto, sono incredibilmente curioso di vedere cosa tireranno fuori dal reboot di Saints Row. Perché io mi sto chiedendo, è da un po' che me lo chiedo effettivamente, come diavolo ha fatto a diventare famoso questo gioco se il primo capitolo era veramente così grezzo? Era veramente una pietra grezza che bisognava veramente starci lì a lavorare pezzo per pezzo per pezzo per pezzo. Il gioco è bello perché è bello, a livello di storia comunque è fatto bene, semplice, pulita, però a livello di gameplay c'ha tanti piccoli difetti, secondo me, tanti tanti piccoli, per carità, ma che comunque ti fanno apprezzare il... c'è una festa qui. Ti fanno apprezzare comunque il titolo, secondo me, ma in modo un po' strano, forse. Iniziamo la missione. Incontro con zio Will. E la Seems Madonna, okay. cos'è Vin That's great. Diesel? Yes, how could we possibly score dime bags without him? Oh, come on, Uncle Will, he's not What's that. up, Price? You scared the shit out of me, Donnie. I scared the shit out of me. Donnie, it's always a pleasure when you bring strangers into my house. Oh, fuck, I forgot. This is. I'm Lynn. She totally saved my ass, Mr. Sharp. She's a hell of a driver. I'm the best racer that ever came out of Secondo me gli Chinatown. spara. How come I've never heard of you? Because I got tits. Is that what you call those? Aia, che stronza. Suppose I deserved that. Te lo Yeah, sei you meritato, did. sì. My nephew has a unique sense of Me ne humor. sono accorto, That was supposed signore. to be funny? Oh, I thought it was until you hit me in the face. Yeah, then it was hilarious. Adesso picchia Joseph, anche, you better hurry. You Donny. don't want to miss your meeting. Sorry, I gotta take off. Lynn, it was nice meeting you. I'll catch you later, Donnie. So we're finally hitting that convoy, huh? I don't know what you're talking about, Donnie. Well, sure, you. I don't know what you're talking about, Donnie. Oh, right. Just sit tight. Price should be back soon. As stimulating as this conversation is, I'm afraid I need to make some calls.
If you'd excuse me. Lui sospetta pienamente. Impedisce a Rollers di colpire il convoglio. Dove, come e quando? Oh, aspetta, quindi ho bisogno di una macchina. Questa è da due posti. Ragazzi, salite di nuovo in macchina, per favore. Ragazzi, su, su, su. Dai, dai. Abbiamo un convoglio da proteggere. Siamo già in ritardo. Che culo. Porca troia, aspetta. Merda, stanno già scappando. Volevo rubargli la macchina. Salite. Dai, sali, svelta. Porca troia. E meno male che il camion si è fermato, dai. La macchina intanto è la ribaltata. Benissimo, guarda. Mi va benissimo che la macchina... Scappa, camion! Io intanto... No, 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 questa non va bene. Da due, risalite. Vabbè, mi dispiace. Mi dispiace, amica, ma... Ti devo lasciare lì. Su, 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 abbiamo una nuova macchina. Tutti sopra. Eccoci arrivati al secondo convoglio. Facciamo un po' di scorta al camion per sicurezza. Sia mai che qualche stronzo adesso. Ehi, 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 calmati, sono con te, tranquillo. Prendilo. Porca troia. Speravo di farla già esplodere io. Perfetto. Stavo per beccarmi l'esplosione addosso. Merda, mi ha lanciato fuori. Per fortuna che sono riuscito a saltare fuori, dai. Ma levati. Merda. Dai, dai, dai. Che culo. Ok. Abbiamo bisogno di un'altra macchina. Bene, i miei compagni sono tutti crepati. Ho di nuovo bisogno di un'altra macchina. Quella ha quattro posti? Mi sa di sì, aspetta. No, è a due... No, forse... No, è a due posti, dannazione. Forza, salite su questa che ha quattro posti. Eccoci qua, siamo già arrivati, per fortuna. E anche i Rollers sono già arrivati. Ti sarebbe piaciuto, eh? Via, 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 via. Che ora esplode. Puff. Aspetta che ora esplode. Non male, direi. Questo giro è andata benissimo. Ovviamente solo tre convogli. Va bene. You know what I hate? Underglow. That's tacky as hell. Whatever. I think they all got away. That's what the word is. How did this happen? A crew from Saints Row fucked up our boys. Who? Same guys who fucked up my shop. I think they're the Fifth Street Altar Boys. The Third Street Saints. What she said. Will you stop smoking that shit? I need you to focus. If you need me to focus, I'd pass that shit back. Giustamente. All right, all right. You got some time before the buyers need those parts, right? The buyers? Oh, there are a bunch of guys overseas that Mr. Sharp knows. Donnie, do we have to have another conversation? Sorry. Don't worry about it. Just think. Give me some time. I bet Lynn and I can whip something up. Okay. You game for that, Lynn? Hey, assolutamente. Anything I can do to help. Servizio di scorta, $1500, non male. Beh, per una missione così rapida tra virgolette, mi aspettavo anche un filino di più di soldi. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti! Catch you later.